L'abbiamo condiviso, vedevi il. Ok, perfetto, bene. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere presenti qui con noi a questo primo incontro del ciclo Lungo 800 con appunto Julien Comte, dottorando, giusto? Cui lavoro verte appunto sopra la stampa del Lungo 48 su questo tema, appunto, presenterà questo primo incontro del ciclo dedicato per l'appunto alla riflessione sulla dimensione globale, sulla dimensione transnazionale della rivoluzione del 1848. Gli incontri si svolgono sia in presenza oggi qui presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, mentre i prossimi incontri avranno luogo presso la Domus Mazziniana, e però è possibile seguire anche attraverso la diretta, tanto sulla pagina Facebook della Domus Mazziniana che attraverso il canale YouTube sempre della Domus Mazziniana. E appunto, per chi ci segue da casa, ricordo che è possibile intervenire attraverso la chat dei due canali. Quindi vi ringrazio ancora tutte e tutti per la vostra partecipazione e do la parola a Julien per la sua relazione. Tanto questo non funziona, quindi perfetto. Grazie mille per la presentazione. Quindi, innanzitutto vorrei ringraziare il professore Frucci, anche Pietro Finelli per l'invito. Io sono dottorando sia a Nizza che a Pisa e mi occupo soprattutto della fabbrica della stampa tra Francia e Italia, perché volevo vedere anche. Devi questo, è lo stesso. Perché mi occupo quindi della fabbrica della stampa tra Francia e Stati italiani dagli anni 30 ai primi anni 50 dell'Ottocento, e quindi un lavoro che mi dà la possibilità oggi di presentarvi alcuni aspetti di questa fabbrica della stampa, soprattutto sul lungo 48. E faccio la. Una precisazione, faccio la mia relazione in italiano, spero che non vi darà fastidio ascoltarmi, scusate in anticipo. Quindi dopo, se ho capito bene, avremo un tempo per le domande. Quindi oggi vi voglio parlare di un oggetto, il giornale, di un'attività, il giornalismo e delle persone che l'esercitavano, i giornalisti. Lo vorrei fare con una prospettiva. Piccolo problema tecnico, puoi continuare. Sì, però bisogna. Sì. Lo vorrei fare con una prospettiva particolare che spero nuova, cioè una prospettiva che posso spiegare con una citazione, se fosse possibile. Sì. Quindi una citazione di un personaggio che magari conoscete, di cui il vostro professore vi ha parlato, è Giuseppe Montanelli. Lui era professore di diritto all'Università di Pisa, un uomo politico toscano, anche patriota, e un attore importantissimo del Lungo 48 toscano. Nelle sue memorie sull'Italia, e specialmente sulla Toscana, scritte dopo il Lungo 48, nel 1853, espone il suo esperimento come fondatore di un giornale a Pisa che si chiamava L'Italia. Quindi leggo: «Né chi è avvezzo alla vita delle nazioni libere si può fare idea della difficoltà di fondare il giornalismo politico in paesi uscenti dalla schiavitù. Occorrevano capitali, ci mettemmo in 15 o 16 la mano in tasca per provvedere alle spese dei primi fogli dell'Italia con 40 lire per uno. Ecco il capitale. Occorreva montare un ufficio, feci ufficio del giornale Casa Mia. Occorrevano inservienti, non avendo da pagarli, né
nei primi giorni ci servivamo da noi. Gli stessi che scrivevamo i giornali andavamo alla censura, veliavamo alla stampa, ripetevamo le copie per gli associati, facevamo gli indirizzi. Quindi Montanelli in questo passaggio del suo libro ci spiega la fondazione nel mese di giugno 1847, nei primi tempi del periodo riformista, nel periodo riformista che sconvolse tutti gli stati italiani premitali. Montanelli ci spiega come si faceva, come si doveva fare un giornale. Ci svela le quinte, diciamo, del giornale, che, in un periodo fondamentale per la vita di un giornale, che è la sua nascita. Quindi lui descrive le grandi difficoltà per organizzare materialmente un giornale periodico in questa epoca. Procedure amministrative, capitali per il finanziamento, un luogo per l'ufficio, della redazione e anche il lavoro giornalistico, redattori più delle volte non pagati, far stampare il giornale, fare il deposito di ogni numero presso le autorità di censura, che non sono sparite dopo le riforme, e anche mandare le copie agli abbonati. Quindi un vero lavoro molto impegnativo che cercheremo di approfondire nella relazione e che si rivela molto artigianale da un lato, ma anche con un certo grado di professionalità per chi era impegnato veramente nella fabbrica del giornale, nel giornalismo, che era un'attività politica, ma anche un mestiere nascente per alcuni dei personaggi. Tornerò alla definizione del giornalista dopo, nel corso della presentazione. E quindi questo modo di studiare la stampa, cioè di esplorare le quinte dei giornali, è una prospettiva abbastanza nuova, soprattutto nella storiografia italiana, perché per esempio il libro più importante, diciamo la sintesi più importante sulla storia della stampa italiana dal 48, che è il libro di Franco della Peruta, che era un contributo, un libro con Alessandro Galante Garrone, che dopo è stato ristampato nel 2011. Quindi questo libro sul giornalismo del Risorgimento è molto interessante, perché si tratta già di tutti gli stati italiani, mentre tanti lavori erano abbastanza regionali, locali, anche dopo, prima del libro, ma anche dopo. E poi fu un contributo storiografico molto importante per conoscere la stampa, e faceva parte, non so se conoscete questa opera, è un'opera collettiva diretta da Nicola Trafaglia e Valerio Castronovo, sulla storia della stampa. Quindi ci sono alcuni volumi dal Rinascimento fino al Novecento, alla fine del Novecento. Quindi un'opera molto importante che si ispira di un'opera simile in Francia qualche anno prima, che aveva anche un volume sul periodo che ci interessa oggi, quindi non solo sul 48, però un volume importante, e con una differenza qualcosa di simile, che è la prospettiva soprattutto politica per studiare la stampa, cioè studiare l'opinione dei giornali, il corrente politico e anche dei giornalisti. E quindi in questi due libri possiamo trovare lo stesso approccio della stampa, con una differenza che in Francia i lavori sulla stampa sono soprattutto incentrati su Parigi,
cioè la stampa regionale di questa epoca non è stata studiata o quasi. Quindi c'è una differenza con l'Italia in cui ci sono degli storici che hanno una specialità su, come dicevo, una regione come Leonida Balestrieri per Genova o Clementina Rotondi, di cui parlerò dopo, per la Toscana, oppure anche Valerio Castelnuovo per Torino. Quindi questa è una differenza importante tra le due storiografie. Però in comune c'è la prospettiva politica, cioè lo studio dell'opinione pubblica che continuava e continua a prevalere sullo studio della stampa in sé. Potremmo aggiungere anche per l'Italia una dimensione risorgimentale importante, quindi una ricerca incentrata sulle grandi figure che parteciparono ai giornali come Giuseppe Mazzini e altre figure importanti del Risorgimento. E quindi io vorrei spostarmi un po' per studiare questo periodo riformatore rivoluzionario del lungo 48 con un'altra prospettiva, per capire anche che oltre le dottrine c'era uno stesso lavoro giornalistico, quindi tra un giornale più rivoluzionario e un giornale più reazionario e altri giornali liberali più moderati, c'era uno stesso lavoro, sia per la redazione, sia per la produzione materiale del giornale. Quindi dietro, praticamente quello che voglio dire è che dietro le quinte del giornale c'è una vera impresa e conquistare il diritto politico di pubblicare un giornale non è la stessa cosa di fondare un giornale concretamente, concretizzare il giornale, come si può vedere nella citazione di Mazzini. Quindi, per organizzare un giornale, una redazione, un finanziamento, la produzione del giornale che il direttore della Lega Italiana nel numero del 5 gennaio, primo numero di programma del 5 gennaio 1848, quindi un giornale fondato a Genova, di cui il direttore era Terenzio Mamiani, diceva che la stampa è anche un'opera di inchiostro e io potrei aggiungere anche un'opera anche di carta, diciamo, è un'opera materiale. E bisogna non dimenticare che il termine stesso di stampa viene dal vocabolario dell'editoria, della produzione materiale, del fatto di stampare. È la stessa cosa in francese con una piccola differenza, si dice presse, quindi è piuttosto il torchio, però è la stessa idea che rinvia alla dimensione materiale della produzione. Quindi è in questo modo che vorrei parlare oggi della stampa, piuttosto che vedere i giornali come un prodotto come un oggetto che serve a produrre un'opinione pubblica. Vederlo come una opera materiale e sociale. Karl Marx, che anche lui fu direttore di un giornale nel lungo 48, nella città di Colonia, nel contesto delle rivoluzioni tedesche, dopo quella di Berlino nel marzo 1848, appena dopo la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista all'inizio dell'anno 1848, lui è diventato il direttore della Neue Rheinische Zeitung, la nuova Gazzetta Renana, di cui il sottotitolo era Organo della Democrazia, e quindi che appoggiava le lotte patriottiche dei popoli italiani, ungheresi contro l'impero austriaco.
e anche le rivoluzioni sociali democratici dell'epoca. E quindi questo giornale è pubblicato a Colonia tra 1848 e 49, prima di essere vietato, e si voleva il successore della Gazzetta Renana, che fu anche vietata nel 1842, alla cui contribuiva Marx, non Engels, però Marx sì, e prima di andare in esilio. E in esilio lui ha scritto, tra l'altro, l'opera Sacra Famiglia, in cui possiamo leggere questa citazione che ho messo sul PowerPoint: le idee non possono realizzare nulla. Per realizzare le idee c'è bisogno degli uomini che mettono in gioco una forza pratica. Quindi è proprio questa forza pratica che vorrei studiare oggi. Quindi, come ho detto già prima, il funzionamento delle redazioni e delle imprese giornalistiche, che rimane un punto cieco della storiografia, soprattutto per la prima metà dell'Ottocento. E lo vorrei fare con un approccio sociale, dei giornali, giornalisti, editori e le loro reti sociali, e materiali per il finanziamento, la produzione, la distribuzione, e anche con una prospettiva un po' più culturale, per studiare come il mestiere nascente di giornalista e nel milieu del giornalismo. Quindi vorrei scegliere per questa presentazione un filo conduttore, che è uno dei giornali più importanti del 48 toscano, del lungo 48 toscano, che è La Patria, di cui nelle mie ricerche ho potuto ricostruire sia il funzionamento interno della redazione, la gestione e anche l'impresa. Il giornale fu molto importante anche al di là del Granducato di Toscana, perché lui si impone come un giornale moderato, importante, opposto alle mobilitazioni rivoluzionarie più radicali, però a favore delle riforme liberali, dell'unificazione italiana, una prospettiva federalista, e quindi della lotta patriottica, come lo dice chiaramente il suo titolo. La Patria ci servirà per esporre in dettagli alcuni aspetti del giornalismo che potremo approfondire con altri esempi. Perché ho scelto questo giornale? Già ho detto che ho identificato un certo vuoto nella storiografia per quanto riguarda lo studio materiale e sociale dei giornali, ma La Patria è anche ideale perché già è un giornale conosciuto, però poco studiato, che viene menzionato nei libri, però non è studiato con uno studio veramente approfondito della redazione. Ci sono solo due articoli sul giornale, uno più vecchio del 1970-71, lo metto qua, ci sono i riferimenti che avevo messo dopo, però... quindi il primo è di Clementina Rotondi, di cui ho parlato, quindi la storica più importante della stampa toscana, una delle più importanti della prima metà dell'Ottocento e anche del 48. E quindi lei ha scritto un articolo nel 1971, quindi le sue opere sono fino agli anni 80, diciamo, quindi è un lavoro un po' vecchio, però interessante. E l'altro lavoro è quello di Cosimo Cecuti, proprio sul direttore della Patria, che si chiamava Vincenzo Salvagnoli, di cui parlerò dopo. E quindi un giornale su
la sua esperienza di, come direttore. Ovviamente in questi articoli, che sono molto interessanti per conoscere il giornale a livello politico, vi sono delle informazioni sulla redazione, sull'organizzazione del giornale, perché è indispensabile per capire anche le posizioni politiche. Però è una visione politica della storiografia della stampa che domina in questo lavoro. Quindi il giornale è studiato piuttosto come un oggetto politico e non come un oggetto giornalistico. E io vorrei fare uno studio proprio del giornale in sé, del giornale come, non come fonti per studiare una vicenda politica, però come oggetto di studio. E per farlo, perché La Patria è anche interessante? Perché ci sono tanti fonti importanti sparpagliati in diversi luoghi in Toscana, che ho raccolto, ho studiato nella mia ricerca, sia nell'Archivio di Stato di Firenze, per il Fondo Ricasoli, personaggio di cui parlerò dopo e di cui gran parte del carteggio è stato pubblicato, anche alla Biblioteca Nazionale, che è un luogo, non so se conoscete questi luoghi. La Biblioteca Nazionale di Firenze non è solo una biblioteca, ci sono tanti, c'è una sala manoscritti, ci sono tanti carteggi dei notabili toscani dell'epoca, di questa epoca, e non solo, per esempio l'abate Raffaello Lombruschini, che anche lui era un direttore del giornale, di cui parlerò dopo, e dell'editore Felice Lemonnier. E anche un altro luogo un po' più sconosciuto, che è l'archivio storico di Empoli, dove vi sono i documenti il fondo personale del fondo personale di Vincenzo Salvagnoli, che lui era nato a Empoli, era di Empoli, e quindi sono stati conservati e ci sono tutti i documenti sulla direzione del giornale, sulla sua attività giornalistica. Quindi per questo tutti questi documenti di cui parlerò, che approfondirò dopo, sono importanti per conoscere la patria. E vorrei fare un'altra precisazione, è che quando ho cominciato la mia ricerca, il giornale non era digitalizzato, quindi l'ho consultato direttamente sia a Firenze che alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, che non so se conoscete, che è importantissima per i giornali dell'Ottocento, che è anche un fondo digitalizzato. E poi ho visto che sul portale Internet Culturale adesso La Patria è digitalizzata. Non so se conoscete il portale Internet Culturale, però è un portale importante per tutto, per cercare i libri più rari, che non sono nelle biblioteche universitarie, e per cercare anche fonti. Quindi è un portale molto importante, che si sta costruendo man mano e diventa cruciale per fare della ricerca sull'Ottocento italiano. E il fatto di digitalizzare la stampa, che è un processo importante che serve allo storico, è molto pratico, però ci sono anche qualche problema o qualche cosa da vedere, perché il fatto di rendere più facile la consultazione a distanza è anche favorevole al fatto di studiare solo il giornale stesso, solo il giornale pubblicato, di non avere le fonti per studiare le quinte del giornale. Quindi e questo è un po' un problema, perché favorisce
quello che ho detto prima, il fatto di studiare politicamente il giornale, piuttosto di andare nei luoghi di cui ho parlato per studiare la redazione, la produzione materiale. Quindi la digitalizzazione della stampa può essere un vantaggio, però ci può essere un problema con questa dinamica di studiare solo come si è fatto già nella storiografia, nel lungo della storiografia, studiare la il foglio stampato e l'opinione del giornale. Quindi vorrei fare la mia presentazione in tre punti che sono semplici, diciamo, e un po' cronologici. Quindi la creazione di un giornale nel contesto del lungo 48, non parlerò solo della patria, il fatto di organizzare e dirigere una redazione e gestire o dirigere un'impresa giornalistica e poi il lavoro giornalistico. Quindi per iniziare un po' di contesto, diciamo, la stampa, contesto un po' generale per chi conosce già la storia della stampa e che può essere utile per chi non la conosce bene. Prima del 48 la stampa si era già sviluppata in modo importante, già nell'età moderna vi erano delle gazzette, quindi tre cose importanti: delle gazzette ufficiali con un monopolio sull'informazione, parlo soprattutto del Settecento, delle gazzette ufficiali con un monopolio sull'informazione politica e diplomatica, delle riviste letterarie o scientifiche o dei giornali commerciali, e poi un'organizzazione dell'amministrazione della censura, un'organizzazione moderna con delle leggi nuove, per esempio quella del 1743 per la Granducato di Toscana, o le costituzioni del Regno di Sardegna nel 1770. Quindi c'è un primo cambio alla fine del Settecento, primo sviluppo della stampa, prima nel Regno Unito, il Regno Unito è un po' laddove la stampa si è sviluppata prima, si è sviluppata molto presto nel Settecento, e anche in America, anche nelle colonie e poi negli Stati Uniti indipendenti. E la stampa si è sviluppata dopo in Francia, soprattutto nel contesto rivoluzionario della Rivoluzione francese, dove per esempio nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 abbiamo l'articolo 11 che ci dice: la libera manifestazione dei pensieri, delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e stampare liberamente, salvo rispondere dall'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Quindi questo articolo definisce quello che possiamo dire la forma moderna, diciamo, del campo giornalistico dal punto di vista delle leggi. Quindi c'è una libertà però moderata da una legge più o meno ristretta, più o meno libera. Questo dipende delle forze politiche. Quindi la libertà di stampa ed espressione diventa un diritto fondamentale. Poco a poco si impone tra i liberali, ma anche moderati o anche più democratici, come un diritto fondamentale da difendere.
però dopo vi fu un periodo, una fase di reazione durante l'impero francese, durante l'età napoleonica, e sia in Francia che in Italia i decreti, perché l'Italia è stata occupata dalla Francia, quindi c'era un'amministrazione anche francese con i dipartimenti, quindi i decreti più importanti sul controllo della stampa degli anni 1810 e 11 si sono applicati sia in Francia che in Italia, con una la differenza con il periodo dell'età moderna è che vi fu una razionalizzazione amministrativa, quindi la censura era più efficace. E solo i giornali ufficiali potevano parlare di politica e anche delle vicende diplomatiche. E dopo la caduta dell'impero francese, in Italia vi fu la restaurazione negli Stati Uniti. Quindi l'amministrazione che più efficiente del periodo napoleonico è stata più o meno conservata, cambiata, conservata, c'è un dibattito, però vi era sempre un monopolio dei giornali ufficiali per quanto riguarda la politica, e il ritorno delle leggi sulla censura del Settecento. Ma in Francia è stato un po'... la storia è stata un po' diversa, perché la restauration, quello che si chiama la restauration in francese, è un periodo più corto, in cui già le idee liberali poterono trionfare con le leggi del 1819, del 1828, poi la rivoluzione della 1830. Quindi vi erano delle libertà, però una libertà di stampa, però con delle barriere economiche e politiche. Per esempio la legge del 1835. Quindi abbiamo una differenza tra gli stati più in cui la stampa è più sviluppata nella prima metà dell'Ottocento, quindi Inghilterra e Francia, soprattutto a Londra e a Parigi, e quindi Londra e Parigi erano, diciamo, le due capitali importanti per la stampa di questa epoca, con delle giornali dei giornali che si potevano diffondere anche dappertutto in Europa. A Londra esisteva per esempio il Times, che conoscete, che esiste ancora, che è il più vecchio giornale che esiste ancora, e che è stato fondato da John Walter, che trasmise la direzione del giornale a suo figlio, che è stato lui il vero e proprio direttore moderno, diciamo, dell'impresa, che sviluppa questo giornale come una vera impresa anche industriale, già industrializzata nella sua produzione. In Francia abbiamo anche dei giornali importanti che hanno seguito più o meno il modello del Times. Per esempio, vi è una specie di rivoluzione nella stampa nel 1836, con la fondazione di due giornali, Le Siècle, d'Armand Dutac, e La Presse. Quindi, come vi ho detto, La Presse era il nome generico per parlare della stampa, però anche il nome del giornale. E quindi due giornali importanti che si potevano leggere anche fuori dalla Francia, e che ebbero una storia importante, soprattutto per esempio
nel lungo 48 Le Siècle e anche la presa erano letti anche in Italia, anche in Germania, quindi con un'importante influenza nella, diciamo, nell'ambito della stampa europea. E quindi poco a poco con lo sviluppo di questi grandi giornali vi è delle circolazioni giornalistiche anche internazionali e uno sviluppo generale della stampa, diciamo, che si vede bene nell'Europa rivoluzionaria del lungo 48, che fu veramente un autentico spazio di comunicazione transnazionale. Negli Stati Uniti, negli Stati italiani preunitari, per esempio, vi ho fatto l'elenco delle riforme, in un anno ci sono dei cambiamenti importanti in tutti gli stati italiani nel 47 e il 48, con la mobilitazione delle élite liberali, fra cui numerosi futuri fondatori di giornali. I poteri consentirono alcune riforme sulla censura, non una libertà totale o solo nei periodi più rivoluzionari, come a Roma nel 49, però una stampa, una libertà di stampa moderata da una legge, come si diceva nell'articolo della dichiarazione del 1789 di cui ho già parlato. Quindi in Toscana questo sviluppo importante della stampa è stato questa libertà di stampa è stata anche conquistata dalla mobilitazione di una stampa clandestina prima della riforma, prima della legge del 6 maggio 1847. E questa legge è importante perché è la transizione tra il sistema che si chiamava preventivo a un sistema che si chiama repressivo. Ma repressivo non nel senso che con cui lo usiamo oggi, e vi spiego perché il regime repressivo è più liberale del regime preventivo. Perché in un regime preventivo la stampa è vietata a priori, quindi nel regime repressivo, il sistema repressivo che si impone in Toscana, per esempio nel 1847, 48, e quindi il fatto di punire i giornali che oltrepassano la legge viene dopo la pubblicazione, quindi c'è una libertà in più, il fatto di poter pubblicare il giornale e dopo difendersi davanti alla giustizia, e quindi è un progresso importante. E negli statuti sia nello statuto albertino che nello statuto toscano possiamo trovare articolo 28 per lo statuto albertino, che parla di una stampa con una legge contro gli abusi, quindi la parola che abbiamo trovato anche nella dichiarazione del 1789, e nello statuto toscano nell'articolo 5 una libertà soggetta a una legge repressiva, quindi una conquista però non totale. E come abbiamo visto, questa conquista per Giuseppe Montanelli è come una uscita dalla schiavitù, la parola che usa nella citazione che ho dato
per iniziare la presentazione. Quindi questo è una tappa fondamentale verso la libertà di stampa, però vi sono anche delle barriere amministrative, fra cui il fatto di richiedere un'autorizzazione all'amministrazione granducale per pubblicare un giornale. Ed è quello che fecero i direttori fondatori della Patria. Quindi questi direttori si conoscevano bene tra di loro, facevano parte dei circoli delle elite toscane, soprattutto a Firenze, anche delle accademie, come l'Accademia dei Geografili, che magari conoscete. Quindi vi presento velocemente tutti questi tre personaggi: il barone Bettino Ricasoli, che era il più giovane, non ancora quarantenne nel 1847, però lui veniva di un'antica famiglia nobile toscana, in qualche modo in decadenza quando lui è nato, però è stato lui a farla rinascere, diciamo, con la sua proprietà, che è il castello di Broglio. Non so se già siete andati, è vicino a Siena, che trasformò con suo fratello in un dominio vitivinicolo per la produzione del Chianti. Lui è stato un uomo politico importante, ma anche un imprenditore. Seguente personaggio, Vincenzo Salvagnoli. Come ho detto già, lui era originario di Empoli, in una famiglia più modesta, borghese però più modesta. Si è laureato in giurisprudenza a Pisa, è diventato avvocato, prima a Empoli, poi a Firenze. Lui ha anche vissuto per 3 anni a Parigi negli anni 1841 e 1843. Quindi, vivendo a Parigi con la stampa di cui ho parlato, lui poté rendersi conto dell'importanza e del potere della stampa francese. Quindi era, si vede nel suo archivio, nei suoi documenti personali, che lui leggeva molto la stampa francese. Poi abbiamo l'abate Raffaello Lambruschini, che anche lui era un personaggio abbastanza importante, nipote di un importante cardinale della Chiesa, Luigi Lambruschini, lui era l'unico ad avere una vera, diciamo, esperienza giornalistica in Toscana, perché fu il direttore sia del giornale Agrario Toscano, che era una rivista agraria anche negli anni 30 legata all'Accademia del Geografili, e poi è diventato il direttore della Guida dell'Educatore. Lui è soprattutto conosciuto per i suoi scritti sull'educazione, soprattutto dei bambini, per questa esperienza nella stampa è stato lui a mandare la richiesta ufficiale per il giornale all'amministrazione della segreteria di Stato del Granducato. Quindi era la procedura normale per creare un giornale. Anche l'Italia, di cui ho parlato, anche l'Italia è stata autorizzata dalla stessa segreteria di Stato un po' prima, come vedete, perché è stato l'avvocato Adriano Biscardi a chiedere l'autorizzazione il 4 giugno, che fu data il 4 giugno del 1847, e poi la Patria una settimana dopo. Quindi si vede che il mese di giugno 1847
Tassete è un mese importantissimo per lo sviluppo dei giornali, dei primi giornali politici in Toscana, giornali moderni come vedremo con La Patria. Però non è solo in Toscana che questa procedura funzionava così. Io ho studiato un caso in una città più modesta, in questa epoca, non oggi, più modesta di Firenze, anche di Pisa, perché Nizza era veramente nel 48 una piccolissima città che faceva parte del Regno di Sardegna e di cui è famosa perché è dove è nato Garibaldi. Quindi la città non era ancora francese in questa epoca, ma al confine del Regno di Sardegna con la Francia. E per questo i giornali ponevano essere sia in italiano che in francese. Io ho studiato soprattutto il percorso di un banchiere, di un personaggio importante per la città, un notabile della città che si chiamava Auguste Carlon, che è un banchiere, quindi in questa epoca banchiere non vuol dire lavorare in una banca, vuol dire soprattutto possedere una banca locale che serviva per i notabili locali. Anche lui si era laureato in giurisprudenza, però a Parigi e non a Pisa come Salvagnoli o tanti direttori di giornali che iniziarono la loro attività nel lungo 48. E quindi questo banchiere nizzardo, Auguste Carlon, è stato lui ad organizzare la pubblicazione di un giornale, quindi dopo le lettere patenti nel Regno di Sardegna del 30 ottobre 1847, quindi lo stesso effetto che in Toscana nel mese di giugno, quindi la creazione di tanti giornali in un periodo corto, in un periodo stretto di un o due mesi. E fra cui questo giornale a Nizza, che ci consente di vedere anche qualcosa di importante, è lo sviluppo di una stampa regionale, di una stampa nelle città più piccole, che è anche un fatto importante del lungo 48, però posso dire anche degli anni 40 dell'Ottocento. E Carlon era anche è un personaggio interessante perché qui c'è l'autorizzazione del giornale che è stata consegnata a Carlon il 15 dicembre del 47, quindi più o meno sei mesi dopo l'Italia o la Patria. È importante perché lui è un fondatore di giornale di cui i documenti come Salvagnoli sono stati conservati all'archivio di Nizza. Quindi perché una cosa importante è che a volte è molto difficile studiare questi personaggi, questi giornalisti, perché in questo caso si tratta di giornalisti, perché lui è stato direttore del giornale più di 10 anni. E quindi si può cominciare a parlare di carriera giornalistica. Quindi è importante e a volte molto difficile avere i documenti di questi attori importantissimi dello sviluppo della stampa nel lungo 48. E quindi vorrei andare avanti con la seconda parte per vedere appunto come a partire dai documenti si possono studiare il finanziamento e l'organizzazione di una redazione in questa epoca. Quindi torno a Montanelli con la sua sempre la stessa citazione.
in cui lui parla della necessità di avere un capitale importante, perché bisogna pagare subito lo stampatore, pagare la posta per mandare i numeri, quindi era necessario, fondamentale avere un capitale per iniziare la pubblicazione di un giornale. E lui parla quindi del capitale che aveva, quindi con i 15-16 la mano in tasca, come dice. Quindi l'Italia aveva un capitale più o meno di 600 lire per iniziare la pubblicazione, che era appena il doppio della cauzione chiesta dal potere, perché per pubblicare un giornale era necessario pagare una cauzione che era un anticipo sulle multe del giornale. Quindi il potere voleva sia impedire i giornali più democratici o a volte socialisti, comunisti, che esisterono anche in questa epoca, sia essere sicuro di avere il pagamento di una multa. Quindi era questo doppio ruolo per questa cauzione e per l'Italia. Quindi diciamo un capitale per iniziare la pubblicazione molto basso perché i direttori del giornale, fra cui Montanelli, furono costretti a fare un prestito presso la banca di sconto di Pisa di altre 600 lire più o meno. Però vedremo che questi numeri sono veramente bassi in rapporto alle cifre che possiamo vedere nei giornali più importanti, anche per esempio nella Patria. Quindi in un giornale così, con un capitale così basso, era necessariamente un'opera artigianale in cui bisogna gestire all'improvviso, diciamo. E nella Patria era un po' differente perché ovviamente i direttori avevano un capitale personale più importante, soprattutto il barone Ricasoli, ed era lui ad essere l'amministratore della Patria. Cosa vuol dire amministrare un giornale in questa epoca? L'amministratore è il personaggio che gestiva i conti del giornale, diciamo. Non è un imprenditore. In una impresa come la Patria è un imprenditore, ma anche un contabile, quindi è un ruolo così, però fondamentale per il giornale, per la concretizzazione del giornale. E abbiamo appunto il libro dei conti della Patria nell'archivio di Stato di Firenze, come potete vedere, è un libro molto curato, è un libro molto chiaro, in cui si può vedere, si possono studiare i conti, tutti i conti della Patria con precisazione, perché è un documento fatto da uno che era abituato a gestire i conti, cioè proprietà personali. Quindi è per questo che è stato lui a fare l'amministratore. Bettino Ricasoli non era un giornalista, era amministratore del giornale e scriveva poco nella Patria, però gestiva tutti i conti. E nei libri in questi libri cosa possiamo trovare? Due cose. Prima, i dare nel vocabolario usato,
Quindi le entrate per l'impresa giornalistica, che sono soprattutto gli abbonamenti per 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Quindi abbonamenti sottoscritti presso i librai in Toscana, ma non solo, perché il giornale era diffuso anche soprattutto nel Regno di Sardegna, e anche negli altri stati italiani, quindi possiamo vedere che i primi abbonamenti furono sottoscritti al gabinetto letterario scientifico di Giovan Pietrobuescu, che era, diciamo, un personaggio, e questo gabinetto un luogo importantissimo della vita culturale fiorentina della prima metà dell'Ottocento. Per esempio, è stato Viesseux a organizzare la pubblicazione della rivista importantissima che era l'Antologia, pubblicata a Firenze, e quindi si possono vedere anche i nomi dei primi abbonati e i prezzi diciamo le entrate legate a questa fonte che era, diciamo, il principale dopo il capitale con le azioni degli azionisti. E poi troviamo anche quello che si chiama di avere. In realtà sono le uscite, soprattutto per pagare i collaboratori. Quindi fra i direttori erano pagati per la pubblicazione di un articolo, degli articoli, però non per il lavoro di gestione. Quindi si faceva senza uno stipendio, cosa che è molto comune nella stampa dell'epoca. C'è tante cose, tanti lavori si facevano senza uno stipendio. Lo stipendio per la patria è legato soprattutto alle righe scritte nel giornale. Quindi vediamo qua sul terzo movimento del libro, una vere per Vincenzo Salvagnoli, 242 lire, quindi per 475 righe scritte nel primo numero. Quindi si vede che è stato quasi tutto, il primo numero è stato scritto da Salvagnoli praticamente. E quindi uno stipendio di una lira per 2 righe scritte nel giornale. E anche i collaboratori meno regolari avevano questo stipendio. Questo stipendio che era impossibile nell'Italia, come avevamo letto nella citazione di Montanelli. Quindi, e perché era possibile nella patria? Perché in realtà la società per azioni aveva un capitale con una differenza enorme con l'Italia, perché era di 500, di 50.000 lire. Quindi con delle azioni, 50 azioni di 1.000 lire. Fra cui 50% del capitale appartengono ai fondatori del giornale, quindi Salvagnoli, Ricasoli e Lombruschini, e poi l'altra metà per azionisti esterni. Vedere un po' come era in questa epoca, per fare un paragone, per esempio il Risorgimento, il giornale del Conte di Cavour a Torino aveva 100.000 franchi di capitale, quindi il doppio, però diciamo era la stessa categoria di giornale, perché quello che possiamo capire con paragone con i giornali parigini, Le Siècle di cui ho parlato, nel 1836, quindi 15 anni prima, diciamo più o meno, aveva 600.000 franchi di capitale.
Quindi 12 volte quello della Patria e 15 anni prima. Quindi così possiamo capire che ci sono delle categorie di giornali. Il giornale parigino di Londra, importanti, con un capitale enorme. Poi i giornali che sono diffusi anche a un livello, diciamo, tra gli stati italiani oppure nazionale, anche un po' all'estero, però poco, avevano qualche più o meno tra 50.000 e 100.000 franchi o lire di capitale. E poi vi è per esempio il giornale di Nizza, di cui ho studiato l'azionariato, aveva 3.100 franchi di capitale, quindi 16 volte in meno della Patria. Quindi vediamo bene delle categorie fra i giornali attraverso il finanziamento del giornale. E perché il finanziamento ha un'importanza capitale sull'organizzazione della redazione, di cui vorrei parlare adesso. L'organizzazione della redazione per la Patria, perché vorrei cominciare anche questa volta con questo giornale, quindi si occupava di questa dicendo Vincenzo Salvagnoli, non Bettino Ricasoli. Perché quindi con l'archivio di Empoli di cui ho parlato si possono ricostruire tutte le azioni, tutta l'attività di Salvagnoli come direttore della redazione. E vi è una bozza molto importante che si chiama Ricordi per il giornale del giugno 1847, quindi proprio quando si organizzava il giornale dopo la legge di maggio e dopo l'autorizzazione del 11 giugno. E questo documento è quello di qualcuno di un principiante, posso dire, perché presenta l'organizzazione migliore per un giornale. Quindi lui prevedeva anche un archivio per il giornale e una biblioteca, quindi qualcosa di impossibile. Però possiamo anche vedere, perché dopo si è reso conto della difficoltà e ha iniziato a fare concretamente il direttore della redazione e quindi a incentrarsi sulle cose più importanti. Fra le cose più importanti, come lo diceva anche Montanelli, che ci descrive bene come si fonda un giornale, c'è l'ufficio per il giornale. E Montanelli dice, e in questo anche possiamo vedere la differenza tra i due giornali, Montanelli dice che feci ufficio del giornale casa mia, quindi si vede anche in questo la soluzione, diciamo, artigianale per fare il giornale. Invece Salvagnoli scrive nel documento di cui ho parlato: è necessario un locale dove sia almeno una stanza di ricevimento sia per tutti quelli che vengono a trattare con i direttori, sia perché conviene una volta per settimana di tenere una conversazione per riunire gente e notizie, per combinare molte cose che sarebbe impossibile o lungo da trattare per lettera. Quindi si vede bene un pensiero sull'organizzazione del giornale, e proprio perché per i direttori della Patria, avevamo i mezzi per concretizzare le ambizioni, non tutte, ho già parlato dell'archivio della biblioteca, però almeno per esempio l'ufficio della Patria era proprio un palazzo che possedeva Bettino Ricasoli
a Firenze nell'antica via del Cocomero, che oggi si chiama via Ricasoli, ovviamente. Quindi è una via che va dalla piazza San Marco al nord fino alla piazza del Duomo al sud, dove vi è per esempio la galleria dell'Accademia. Quindi vediamo che il giornale La Patria possedeva un ufficio nel centro di Firenze e con abbastanza spazio dove si poteva lavorare e organizzare la redazione, e quello che fece Salvagnoli. Ho provato di ricostruire tutta l'organizzazione della redazione della Patria, non parlerò della direzione di cui già ho parlato, salvo per precisare che Lombruschini era soprattutto un redattore, diciamo, irregolare del giornale, non era impegnato come Salvagnoli e anche come Ricasoli. Quindi abbiamo già visto per la redazione, però si vede veramente un'impresa ben organizzata, e soprattutto era necessario, perché se all'inizio il giornale era settimanale, perché la richiesta per l'autorizzazione era così, è diventato con un'altra richiesta a fine settembre del 1847 quotidiano, quindi da un numero ogni settimana a 6 o 7, dipende dalle settimane. Quindi bisogna organizzare proprio una vera redazione e avere, perché nel documento di cui ho parlato, ricordi per il giornale, Salvagnoli scriveva anche, parlava della necessità di avere un segretario della redazione che lavorava proprio nell'ufficio della redazione, e fu il personaggio di Zanobi Bicherai, che è un personaggio anche importante per la stampa toscana del lungo 48. E quindi lui ebbe un ruolo di gestione, ma anche di redazione, era veramente, si può parlare di giornalista, perché dopo ebbe altre esperienze nella stampa. Però è veramente difficile definire chi è giornalista, cosa è un giornalista, perché in questo organigramma non tutti sono dei giornalisti. Ho già detto che Ricasoli e anche Lombruschini non si potevano considerare veramente giornalisti impegnati nella redazione, e quindi una definizione molto complessa, perché in questa epoca non c'è un percorso universitario per diventare giornalista, non sono delle scuole di giornalismo né organizzazioni professionali tipo l'ordine dei giornalisti, quindi è un lavoro complesso che si sta che prendeva la sua definizione in questa epoca. E anche dobbiamo fondarsi anche sul percorso giornalistico. Per esempio, vorrei parlare velocemente di un altro esempio. Nel Regno di Sardegna, uno dei giornali più importanti nel mese di gennaio 1848 è la Lega Italiana, fondata, di cui ho parlato, perché Terenzio Mammiani era il direttore e il fondatore era Domenico Buffa. E lui, diciamo, dopo 3 mesi alla direzione del giornale, lui è andato a combattere in Lombardia senza avvertire gli azionisti, e quindi ha abbandonato il giornale, e poi ha fatto una carriera politica importante, anche come
anche nel 49 a Genova e dopo, e quindi il giornale era un modo per iniziare una carriera politica soprattutto. Invece è differente con un altro personaggio che lui scriveva nella Patria, che era Marco Tabarini, che magari conoscete oppure no, non è il personaggio più conosciuto del 48 toscano, però fu veramente un giornalista in questa epoca, come si può vedere, perché c'è quasi una vera carriera giornalistica. Lui scriveva quando ha ricevuto ha ricevuto la proposta, anche lui era avvocato, lo volevo precisare, e faceva parte del circoli delle elite fiorentini, quindi conosceva i direttori della Patria, e quindi ha ricevuto la proposta ufficiale che vediamo qua, per collaborare al giornale, per annunciare la pubblicazione e anche collaborare al giornale. E lui lo fece per 4 mesi, prima di diventare poi direttore dell'Italia. Perché non voleva stare a Firenze, quindi se n'è andato a Pisa, e è diventato, in un periodo un po' complicato per il giornale, perché Montanelli era andato a Roma, e quindi lui è diventato per un tempo direttore dell'Italia, e poi è tornato a Firenze, è diventato co-direttore del Conciliatore, che si voleva la continuazione della Patria, perché la Patria ha finito le sue pubblicazioni nel mese di novembre 1848, e quindi il Conciliatore, in cui era co-direttore con Leopoldo Galeotti, che era anche lui un personaggio importante del giornalismo toscano di questa epoca, eppure lui ex collaboratore della Patria. E poi Marco Tabarini, il lavoro anche nello statuto, che è la continuazione del Conciliatore, e nel giornale che si chiamava Il Costituzionale, che fece una fusione con lo statuto nel 1851. E quindi con Marco Tabarini si può parlare, almeno per questo periodo della sua vita, di giornalista, perché lui era anche direttore di alcuni giornali, e quindi la funzione per un vero giornalista che voleva impegnarsi realmente nella produzione, nella fabbrica, anche nella scrittura della stampa, era necessario avere una funzione di direzione, perché le redazioni erano piccole, e quindi era necessario. Però vorrei tornare al ruolo proprio di Salvagnoli, che anche lui era questo tipo di giornalista con una vera vocazione per il giornalismo, almeno per un periodo di tempo, e studiare un po' la sua attività giornalistica. Lui era, il più delle volte scriveva tutti i primi articoli della Patria, non tutti, quasi, diciamo 65%, due terzi dei primi articoli. Il primo articolo è l'articolo politico fondamentale che definisce l'opinione del giornale con la visione generale. Quindi, perché ho detto 65, perché gli articoli firmati la direzione erano scritti da Salvagnoli, quindi questo si può vedere nei suoi documenti come giornalista, e si vede anche l'importanza di Marco Tabarini
e anche il contributo irregolare però importante di Raffaello Lambruschini. E quindi questa era la prima funzione di Salvagnoli. Poi lui preparava anche gli indici dei giornali per organizzare le rubriche e si vede qua nell'indice del numero 10 che la prima riga è scritto Salvagnoli, quindi scriveva il suo nome per dire io scrivo il primo articolo e poi organizziamo la redazione. E aveva anche il ruolo di leggere i giornali per avere alcune informazioni. E c'è una cosa importante su questo secondo documento che ci mostra anche degli appunti di Salvagnoli, però con le fonti, perché nel giornale La Patria vi era un rispetto delle fonti, quello che non era comune o non era il caso per tutti i giornali, perché il diritto d'autore non esisteva per la stampa, era solo l'inizio già per i libri della proprietà editoriale, quindi per la stampa non esisteva. Però Salvagnoli rispettava il lavoro giornalistico dei suoi confratelli. Poi Salvagnoli scriveva anche ai corrispondenti del giornale, soprattutto per esempio un corrispondente importante fu Giuseppe Massari, anche lui un personaggio importante della stampa, non solo nel Granducato di Toscana, ma anche nel Regno di Sardegna. Lui era pugliese all'origine, però ha conosciuto Salvagnoli a Parigi quando erano insieme nei primi anni 40. A Parigi. Lui scriveva anche nel Mondo Illustrato di Pomba, era corrispondente a Torino per La Patria proprio nel mese delle riforme, nel mese della riforma della stampa, quindi ottobre, per parlare delle manifestazioni a Torino a favore di una riforma. E poi era anche nel 48, come si vede in elenco delle spese di posta per le corrispondenze, era a Roma, corrispondente a Roma per La Patria. Salvagnoli correggeva anche gli articoli, le bozze già stampate per fare le ultime correzioni, quindi l'eratum, perché alla fine del giornale gli errori, i refusi già stampati erano corretti nel numero di dopo, quindi era il suo ruolo di correttore con l'aiuto di Zanobi Bikirai, che era l'intermediario con l'editore, stampatore editore del giornale, che era Felice Lemonnier. Quindi Lemonnier è un personaggio molto importante che penso conoscete, è il fondatore della casa editrice Lemonnier. Lui era francese, però si è stabilito in Toscana negli anni 30, dopo la rivoluzione parigina, e è diventata la sua, prima ha lavorato per alcuni editori, poi ha fondato la sua tipografia, che è diventata man mano importante negli anni 40 del 800. Con per esempio la Biblioteca Italiana e altre opere importanti. E lui era un editore nel mercato dei libri, non era nel mercato dei giornali, delle riviste. E lui era nel mercato dei libri, e in questa lettera che vi voglio citare,
menzionata nella biografia scritta da Cosimo Cecuti, un editore del Risorgimento, in cui, quindi leggo, i librai si lamentano degli affari perché in verità i giornali tolgono il tempo necessario allo studio. Non dubito appunto che appena sistemate le nuove istituzioni, la vendita dei buoni libri rincomincerà più rigogliosa di prima, poiché queste riforme, a senso mio, creano nuovi lettori. Quindi lui si è fatto appunto editore della Patria, ha accettato la proposta per due ragioni. La prima perché pensava che con la stampa, con la pubblicità in un giornale importante come la Patria, si poteva fare una pubblicità efficace per i suoi libri, per vendere, è quello che gli interessava. Poi perché avere un contratto con un giornale era molto interessante a livello finanziario, a livello economico per un editore, soprattutto in questo periodo di crisi in cui la stampa creava delle condizioni di concorrenza con la vendita dei libri, quindi un periodo di crisi per gli editori. E lui quindi accettò la proposta del barone Ricasoli, perché lui sapeva bene chi aveva fatto la proposta, quindi delle persone, dei notabili che avevano la possibilità, il capitale finanziario per pagare la stampa, per pagare il giornale. Quindi perché era un rischio per un editore stampare un giornale senza essere sicuro di essere pagato, e quindi vi è un contratto tra la Patria e Le Monnier, un contratto molto, molto preciso che ho studiato, con 5 punti. Prima il prezzo per la stampa di 1000 copie o 1500, quindi più o meno 180 lire per 1000 copie e 233 per 1500, e quindi un prezzo abbastanza alto. E poi però vediamo per esempio che la diffusione è ancora in Toscana, per un giornale importante, ben finanziato, limitata, perché i giornali parigini in questa epoca avevano già 50.000 abbonati, quindi 1.000 copie, 1.500 erano poche. Poi volevano in questo periodo di crisi un pagamento in contanti, che era importante per il suo negozio, e un argomento a favore del fatto di stampare, di accettare la proposta. Poi dice che le bozze finali dovevano essere consegnate il mercoledì per una pubblicazione giovedì. Questo è il contratto originale, quando la pubblicazione era settimanale. Poi è previsto anche il caso della trasformazione del giornale in un quotidiano, quello che è accaduto dopo, come già ho detto, e con le condizioni favorevoli per rinegoziare il contratto. E sono delle convenzioni ferme per 3 mesi, da riconfermare ogni 3 mesi. Quindi si vede anche che i giornali erano opere che potevano sparire da un giorno all'altro, quindi un contratto così, 3 mesi già erano, e 3 mesi è il tempo, il tempo più ridotto dell'abbonamento, quindi per 3 mesi si poteva pagare la stampa. E poi quello che volevo, di cui volevo parlare, è anche l'evoluzione materiale della stampa, perché i giornali più importanti come a Parigi, o soprattutto come il Times, che è il primo ad essere
ad essere stampato nel 1814 da un torchio così importante, un torchio a vapore dell'ingegnere Koenig, mentre gli editori più diciamo modesti o per i giornali più meno importanti, spesso si stampavano i giornali con dei torchi in legno, dei vecchi torchi in legno che non hanno cambiato molto dall'era moderna. Quindi è anche una differenza materiale in questo modo di produzione. E Le Monnier, diciamo, si trovava fra le due posizioni. Invece, per esempio, lo stampatore del giornale di cui ho parlato, di Nizza, è una società tipografica modesta, di cui cosa particolare, la stampa del giornale era gestita da una donna che era la moglie del proprietario e che si chiamava Clarisse Giletà. Ed era lei, e bisogna dire che anche nell'ambito dell'editoria, invece nell'ambito era più facile per una donna avere un ruolo che nell'ambito della stampa, perché le relazioni erano, ci sono delle collabor delle, dei contributi, del contributo de di donne nei giornali, ci sono anche delle partecipazioni a una redazione, però si trovano più donne nell'ambito dell'editoria. E come ho potuto trovare due casi, qui volevo prima precisare che qui abbiamo un preventivo per il giornale di Nizza, che è stato scritto da Clarisse Giletà, quindi che gestiva la pubblicazione del giornale Mizzardo, e con un prezzo di 56 franchi per 500 numeri. Quindi se facciamo un calcolo per 1.000 copie, il prezzo era di 112 franchi, quindi in paragone al prezzo di Le Monnier 180, visto che lire e franchi si paragonavano, quindi è un prezzo più basso, con un lavoro più artigianale però, che è più lungo, più artigianale, però molto più basso, quasi la metà, non esattamente però. E avevo anche individuato il ruolo di un caso, diciamo, abbastanza comune, soprattutto in Francia, di una donna che ereditava proprio del giornale, della casa editrice, della tipografia, e che poteva diventare. In questo caso l'editrice del giornale, la Gazette du Midi, che era un giornale legittimista francese pubblicato a Marsiglia, fondato dal suo marito e legato alla tipografia. Volevo precisare questo perché questa ditta, che si chiamava la ditta Olive, del nome del marito, era specializzata nella pubblicazione dei giornali, quindi viveva praticamente per il giornale. Quindi volevo sottolineare questa situazione importante in cui in questa epoca vi erano gli editori che erano più impegnati nel mercato dei libri, cioè Le Monnier di cui ho parlato, che si sposta un po' nel mercato della stampa nascente, era un'occasione in un tempo di crisi, però lui non voleva, non voleva,
essere l'editore di un giornale. Invece, in questo caso, è una tipografia legata al giornale che è veramente il giornale, la sua funzione principale, il suo prodotto principale viveva del giornale, e quindi volevo evidenziare queste differenze nell'ambito degli editori dei giornali. E poi per finire anche con l'editoria e i giornali, c'è anche nel 48 una problematica importante nella produzione, cioè con degli scioperi degli operai che lavoravano nelle società tipografiche. E quindi, per esempio, c'è uno sciopero molto importante a Genova nel 6 aprile 1848. Tutti gli operai delle società tipografiche, tranne quella che stampava il giornale ufficiale, cioè la Gazzetta di Genova, tutti gli operai erano in sciopero. Quindi la Gazzetta, che era il giornale ufficiale, si unisce con il Corriere Mercantile, un altro giornale importante di Genova, e la Lega Italiana, di cui ho parlato, per fare un numero comune. Quindi in tempo di sciopero difficile. E poi il giornale Corriere Mercantile, che erano, diciamo, molto opposto allo sciopero, pubblicava un avviso agli associati per criticare lo sciopero, di cui vi è anche una risposta proprio degli operai, scritta in una brochure, diciamo, un piccolo giornale che si distribuiva gratuitamente, per rispondere, per difendere, diciamo, i diritti un po' in una logica un po' corporatista, per organizzarci, per difendere i propri diritti degli operai. E abbiamo anche un caso a Firenze in cui l'editore Lemonnier è stato denunciato perché lui faceva lavorare gli operai i giorni festivi. E quindi c'è una denuncia allo Stato, e lui si difendeva in una lettera dicendo che era un cristiano, un buon cristiano, eccetera. Però lui faceva lavorare anche questi giorni, perché con i libri, con i giornali, siccome vi era una vera ditta importante, lui aveva bisogno di un lavoro anche i giorni festivi. Proprio per questo è stata fondata una società, diciamo, di soccorso, di mutuo soccorso fra i tipografi di Firenze, per organizzarci, di cui era consigliere, e un po' paradossale, Vincenzo Salvagnoli. Poi mi fermo e voglio solo parlare della fine della fine della patria con un ultimo personaggio, che è Celestino Bianchi, che anche lui è un personaggio importantissimo della stampa toscana dell'Ottocento, non solo dell'1.48, dell'Ottocento, dico, perché lui ha fondato una tipografia indipendente lui voleva comprare la patria e lasciare l'editore Lemonnier, con l'aiuto di Bettino Ricasoli. I due erano legati. E quindi lui, i direttori della patria, con la carriera politica, con alcuni problemi politici, perché erano considerati a Firenze come
a favore di Carlo Alberto, quindi erano trattati di piemontesi, lui riprende il giornale in una fase difficile per il giornale, per fondare proprio il giornale nazionale. Perché volevo parlare di questo personaggio importante? Perché anche con Bettino Ricadoli, lui è molto legato a un altro giornale che magari conoscete meglio, che La Nazione, che si è fondata 10 anni, diciamo più o meno 10 anni dopo la Patria, e in cui vi erano alcuni personaggi della Patria, per capire anche che era, anche se ha durato solo un anno e mezzo, era anche un luogo per apprendere il mestiere. E fu il caso di Celestino Bianchi, che ebbero il ruolo, che ebbe il ruolo di direttore della Nazione durante 15 anni, dall'anno 1871 all'anno 1885, giornale fondato con l'appoggio, con il sostegno di Bettino Ricasoli nel 59. E mi fermo qua, grazie. Grazie molte, Julien, per questa tua ricchissima presentazione che è andata anche, diciamo, ben oltre il solo aspetto appunto tecnico per proporre e prospettare una visione del giornalismo che appunto non si ferma solamente all'aspetto tradizionale dei giornali come strumenti di narrazione delle scelte politiche o tutto più delle narrative, ma propone appunto una visione dall'interno del giornale appunto come moderna industria editoriale, come moderna scelta produttiva. Tra l'altro appunto questo mi rimanda anche ora con una lettura forse che oggi potremmo considerare parzialmente datata, ma al ruolo che al capitalismo culturale, al capitalismo editoriale attribuiva Benedict Anderson nella costruzione delle comunità immaginarie, quindi delle immaginate delle comunità nazionali. E qui forse può essere interessante, ma anche fuorviante, il paragone che tu fai tra il caso francese, o comunque il caso francofono, e il caso italiano, dove appunto non, diciamo, la costruzione di un mercato per questi giornali è ancora complesso e dovrà aspettare ancora molto anche dopo la realizzazione dello Stato nazionale unitario, probabilmente per tutto l'Ottocento, tolto il secolo, il resto dei giornali italiani, anche il Corriere della Sera o La Stampa o in Roma, restano comunque o legati a una dimensione territoriale, locale. Ancora oggi il Corriere della Sera è il principale giornale italiano, anche se lo compro qui a Pisa, la pagina della cronaca di Milano a riaffermare la propria identità. Sulle Monde non c'è una cronaca di Parigi. Dall'altro lato, oppure l'altro è invece quello di giornali, il Diritto, il Bersagliere e così via, che si pensano come strumenti di lotta politica, non come strumenti di una cosa diversa che è l'attività editoriale. Tra l'altro, appunto, proprio questa è una delle domande, però prima di intervenire io volevo provare a vedere se Gianluca Fruci era riuscito nel frattempo a risolvere. Mi sentite? No, perché tra l'altro io ho provato, ma a me dice che sei tu ad avere il microfono. Aspetta, provo a fare una cosa. Perché ha anche perso la voce per il Prova. Covid. Mi sentite? No, Prova. non ti sentiamo in nessun modo, no. Ma tu mi senti, Luca? Però noi, però tu hai il microfono spento. Guarda, io vedo che hai il microfono spento. Adesso? Prova. Adesso mi sentite?
Prova? Sì, mi sentite? No, niente. No, niente. Se vuoi possiamo riprovare la telefonata oppure prova a scrivere sul... Sì, scrivo, va bene. Andate avanti. Su come si dice. Ok, va bene, poi intervieni. Non lo so se ci sono domande a questo punto, interventi da parte del pubblico o anche da casa. In particolare vedo qui già una domanda. Sonia Amaolo chiede... probabilmente appunto in considerazione di questo parallelo tra un precariato giornalistico quarantottesco e precariato attuale, se si può conoscere quale sarebbe oggi lo stipendio o il pagamento per righe dei giornalisti del 1848. Mentre a renderci aumentare la nostra confusione e costernazione, Ginevra mi dice che Luca lo sentono online, ma noi non lo sentiamo. Posso collegarmi online col cellulare e vedere se funziona, però sarebbe un passaggio creativo ulteriore, quindi non lo so se vuoi scrivere qualcosa, Luca. Ok, no, la osservazione che appunto mi veniva in mente soprattutto sul 48-49 è se effettivamente a questa altezza nel caso italiano si può già immaginare l'esistenza di una professione giornalistica e non semplicemente di uno strumento per l'esercizio della politica da parte di esponenti della classe dirigente. Cioè il fatto anche che credo l'80% dei giornalisti del 48 poi abbiano dei ruoli politici anche piuttosto di rilievo, e poi anche diciamo negli anni successivi continua a essere, anche per la situazione estremamente particolare dell'Italia. L'altra domanda che invece avevo è se nel caso che tu stavi studiando, tanto quello diciamo di Nizza che avevi studiato, tanto quello di Nizza quanto quello toscano, che ruolo gioca la censura nel gestire le politiche di questi giornali e in particolare nel determinarne la sostenibilità economica. Perché poi ora una cosa che a me è capitato spesso di trovare studiando un periodo leggermente diverso, che è l'Italia liberale, uno dei problemi dei giornali democratici radicali dell'Italia liberale era che il pubblico fisco, il pubblico ministero utilizzava la censura, non quella preventiva ma quella successiva, quando i giornali erano già pronti per essere venduti. Quindi una volta che erano già stati stampati arrivava la disposizione della procura che diceva no, questo articolo non si può stampare. A volte per protesta venivano annerite le pagine dei giornali e distribuite comunque, ma spesso voleva dire centinaia di copie prese e buttate, mandate al macero perché non erano più vendibili, o pagine tolte, strappate. E quindi ovviamente era più facile agire in questo modo per rendere dopo tre numeri così sostanzialmente qualunque giornale che si basava sopra il volontariato non era in grado di reggere. Quindi mi chiedevo se anche nel 48 tu hai già visto. Scusa, prego. Sì. Aggiungerei una cosa a quello che hai detto, così magari. Sì, certo, assolutamente. Proprio sull'aspetto della sostenibilità, no? Visto che si è parlato anche come giornale azienda. Certo, assolutamente. E qualche parola sul pubblico, a chi era rivolto questo giornale qui. Quindi immagino che a quell'epoca il grado di alfabetizzazione degli italiani, ma anche dei francesi, non fosse altissimo, quindi se c'era un problema appunto di pubblici, la sostenibilità, le copie elettriche. Grazie. Altri interventi da parte del pubblico? Richieste di chiarimenti, riflessioni? Direi che puoi rispondere a queste prime sollecitazioni. Rispondo prima alla domanda sullo stipendio dei giornalisti, che non posso dire, come non posso sapere
qual fosse oggi lo stipendio per riga, perché anche cambia nella patria, per esempio cambia, il giornale ha una esistenza lunga, più lo stipendio, gli stipendi si abbassano, perché all'inizio sono abbastanza ottimisti visto in merito al fatto di pagare tutti i giornalisti, anche i contributori irregolari pagavano, quindi per questo non posso rispondere. Invece per la prima osservazione vorrei dire che il paragone può essere complicato, come ho fatto vedere, tra Francia e Italia, perché è una cosa diversa, però il problema è che in Francia non c'è solo Parigi e anche i giornali locali e regionali hanno una vita come i giornali marsigliesi hanno una vita come i giornali di Firenze, a livello del finanziamento, a livello dell'organizzazione della redazione, a livello dei problemi con gli editori, è la stessa cosa, anche il pubblico è lo stesso, il pubblico locale, nella città, regionale, quindi si possono paragonare, proprio per questo studio nella tesi, non un paragone tra Firenze e Parigi, però tra Firenze, Genova e Marsiglia, anche Nizza, Bastia e alcune città così, però penso che si possono studiare insieme e ci sono delle cose simili se non paragoniamo la stampa ovviamente di Firenze con quella di Parigina, però posso anche dire che a Parigi non erano solo i giornali più importanti, c'erano anche dei giornali più modesti che dovevano sopravvivere. Posso pensare per esempio a magari conoscete questo giornale, la Democratie Pacifique, che un giornale che aveva il giornale del, diciamo, dei furieristi di Considerant, Victor Considerant, che era, diciamo, quello che seguiva l'insegnamento di Fourier. E quindi questo giornale che era abbastanza diffuso, aveva 3.000 abbonati a Parigi, quindi la lotta, c'è cioè, una lotta tra i giornali meno importanti, però il modo di differenziarsi in merito ai giornali più importanti era avere delle posizioni radicali proprio a Parigi, dico a Parigi. E mentre penso che, ripeto, il paragone si può fare tra delle città come per esempio Marsiglia e Genova, soprattutto perché erano due porti importanti, c'è questo bollettino dei movimenti del porto, cioè, la stessa cosa è l'organizzazione della città, nei quartieri principali, dove vi erano gli editori, anche gli azionisti, che tutti nel quartiere principale, quindi penso che si può queste, bisogna scegliere, diciamo, le città. Avrei potuto parlare di Lione e Torino, la stampa di Lione e la stampa di Torino si possono studiare insieme, perché penso che ci sono delle cose paragonabili a livello di tutto, della produzione, del pubblico, della diffusione, delle aziende, di tutto. Poi per la censura, è una cosa interessante, perché è proprio la strategia della monarchia di luglio, all'inizio della monarchia di luglio, erano tanti processi contro la stampa, soprattutto contro la stampa legittimista, per una ragione politica, dopo la caduta di Carlo X, e ovviamente la stampa, anche la stampa più democratica, e quindi c'è un fiore di processi per fermare la stampa, proprio per... è un paradosso, perché dopo la rivoluzione in cui
in cui si è confermato, perché già nella legge del 1828 c'era una libertà abbastanza grande per i giornali, e proprio il momento dello sviluppo della stampa regionale in Francia dopo il 28 e il 30. E quindi dico questo per esempio per la stampa, il giornale che ho mostrato, la Gazette du Midi, il giornale del partito legittimista a Marsiglia, che era un centro controrivoluzionario abbastanza importante, questo giornale, per esempio, è il giornale che subisce il numero di processi più importanti di tutto il paese, quindi tra 1831 e 1834. E il giornale ha sopravvissuto solo con il sostegno finanziario, con la fondazione di un'azienda, proprio un'azienda con gli azionisti che erano nobili della nobiltà, diciamo, provenzale, che hanno finanziato il giornale. Un altro giornale senza questo appoggio finanziario diciamo, era quasi mecenato, diciamo, senza questo appoggio mi sembra impossibile di continuare e anche di sviluppare il giornale. Quindi a volte c'era la voglia dai giornalisti non solo di fare politica, ma anche di far bene un mestiere. E l'inizio, diciamo, l'inizio della professionalizzazione. Vi è un libro in Francia sulla professionalizzazione dei giornalisti di Christian Delport, che comincia negli anni 80 del 800. Quindi, diciamo, lui prendeva come segno di professionalizzazione il fatto di l'esistenza delle associazioni per difendere la professione, per più o meno definire un percorso, non un percorso, ma almeno per difendere delle persone che vivevano della stampa. E questo, delle persone dei giornalisti che vivevano della stampa, c'è un esempio di cui ho parlato, Giuseppe Massari. Lui viveva della stampa, lui scriveva nella Patria per vivere, era il suo mestiere, aveva bisogno di lavorare. E anche Zanobi Bikerai aveva bisogno di lavorare. E quindi per questo lui non si è fermato e cercava sempre, si possono leggere nelle corrispondenze, nei carteggi, la volontà di cercare un lavoro. E lui finisce per scrivere per il Monitor Toscano, perché il giornale ufficiale sempre era sicuro. Sì. E poi ho dimenticato con il pubblico. Sì, la questione del pubblico, se sappiamo più o meno che... È difficile, perché diciamo ci sono due cose. C'è l'abbonato come entità economica per la sopravvivenza del giornale. Era gestito così, come si vede nel libro dei conti della Patria, è scritto non solo per ricordare chi è abbonato, perché era come il finanziamento più importante. E possiamo dire che in questa epoca bisogna vedere anche il modo di diffondere i giornali, cioè l'abbonamento, perché la vendita dei giornali così al numero, la copia così, era una cosa che esisteva, però non era una cosa sicura, perché vi erano dei giornali modesti che non volevano, che avevano uno scopo proprio politico, che non volevano, che non cercavano di continuare l'attività giornalistica, e quindi vendevano un numero per copia per pagare la stampa del prossimo.
però i giornali che volevano continuare l'attività avevano bisogno di degli abbonati, perché si può anticipare almeno per 3 mesi, almeno non è molto, però almeno per 3 mesi. Però penso che sia anche lo stesso oggi, soprattutto per i giornali che sono tutti online, che hanno bisogno degli abbonati per sopravvivere. E penso che questo sì, ovviamente dopo, alla fine dell'Ottocento, la vendita così nelle strade al numero era il modo più importante della vendita del giornale. Però l'altra cosa importante dal punto di vista dell'economia è che con il numero degli abbonati si può sapere il numero delle copie da stampare, e quindi non è un rischio di stampare come 3.000 copie e venderne solo la metà. E dal punto di vista dell'alfabetizzazione veramente dipende dal territorio, perché nelle città del nord d'Italia in questa epoca si può arrivare alla metà della popolazione con una certa conoscenza del fatto di leggere e scrivere, ciò che non vuol dire poter leggere un giornale e anche non vuol dire poter avere i soldi per comprarlo, perché erano cari i giornali. E quindi, per esempio, per Nizza, che ho studiato, erano più o meno 20% della popolazione che potevano leggere il giornale, dico la metà, un po' 5%, non di più. E anche dopo c'è il prezzo, che è un ostacolo per comprarlo. Quindi questo, il giornale italiano più diffuso in questo periodo era la Gazzetta del Popolo, che nasce nel 1848 a Torino. Era scritto, era fondata a Torino come un giornale popolare, però con continuità. Cioè, perché erano nel 48 dei giornali popolari di cui ho parlato, con un formato ridotto, con un formato piccolo, che non avevano lo scopo di continuare. Invece la Gazzetta Popolare voleva continuare e quindi era funzionava, perché a Torino c'era il mercato possibile per continuare, c'è il numero dei lettori e anche dei lettori che avevano i soldi per comprarlo, anche se era uno dei giornali più meno caro grazie. Bene, grazie. Ora sul pubblico poi ci sarebbe da aprire, perché tutti sappiamo che appunto c'è anche un pubblico di ascoltatori del giornale nell'Ottocento, o letture pubbliche, cioè caffè che hanno giornali per, diciamo, come benefit per chi consuma altri consumi, altri beni. Tutti sappiamo che il Tirreno ha 40.000 copie e 120.000 lettori, probabilmente, quantomeno. Concludo facendo alcune notazioni, appunto riportato alcune notazioni del professor Fruci, che appunto ti ringrazia per aver mostrato anche, diciamo, il lavoro, il cantiere del tuo lavoro in corso, e sottolinea proprio questa momento embrionale in cui vediamo dei notabili che si trasformano in professionisti, in cui il professionismo non necessariamente è legato al pagamento, all'avere uno stipendio, al vivere di, ma all'avere le competenze di. Cioè, qualcuno diventa un professionista perché sa fare quella cosa, non perché vive di quella cosa, che è appunto il tema della professione, anche se appunto fa notare che comunque Salvagnoli si preoccupava di segnare articolo per articolo i suoi contributi, così come la questione della sede, che si sembra quasi oscillare tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, lo studio, la casa di Montanelli,
la Patria uno spazio più pubblico, ma comunque dentro un palazzo che è di proprietà di uno dei direttori, degli azionisti. Quindi, e poi l'ultima cosa che faceva notare era questa cosa che sulla vicenda di Genova, su cui tu ti sei soffermato, il fatto che comunque stiamo parlando di una Genova che in quei giorni lì è insorta contro i Savoia, che di lì a poco sarà cannoneggiata, probabilmente sia lo sciopero che poi la scelta del numero in comune non è del tutto estranea. Però secondo me era lo sciopero del 48. Mm-hmm. Ok, un anno dopo, e quindi era proprio Domenico Buffa di cui ho parlato a gestire la repressione della città. Sì, ecco, ok, bene, vi ringraziamo tutti. Domani non c'è il corso per indisposizione del professor Fruci. Il prossimo appuntamento, il 28, sarà appunto alla Domus Mazzignana, sopra la discussione sul volume Le Monde 1848. Il giorno dopo, per chi è interessato, sempre alla Domus Mazzignana, avremo la discussione insieme al Comitato per la Storia del Risorgimento dei due volumi di Silvia Cavicchioli e di Massimo Baglioni, dedicati alla monumentalizzazione e musealizzazione della memoria del Risorgimento. E il 30 ci sarà il nuovo seminario di Magri, sopra sempre nel ciclo Lungo 800, di nuovo su questi schermi. Grazie a tutte e a tutti. Piacere.